Con le immagini siamo al Palaspeca di San Benedetto del Tronto, il palazzetto di casa del Caffè Portos, che fa il suo debutto tra le mura amiche, appunto sul parquet del Palaspeca. Affronta il Forlì, per quello che gli addetti ai lavori definiscono già come uno scontro diretto per la promozione e quindi molto importante per definire le forze del girone C di Serie B, dove sono inserite le quattro marchigiane, oltre al Caffè Portos ovviamente il Cus Ancona, la Bulldog Lucrezia e il Porto San Giorgio. Quindi Caffè Portos contro Forlì, una partita tutta da gustare. Vedete a centrocampo il saluto da parte dei due capitani: da una parte Cemin, rimasto nella società di patrone Salvatore Giorgi, dalla parte opposta Cangini Greggi, ormai un'istituzione per il Forlì, in maglia bianco-rossa la formazione ospite, in maglia verde il Caffè Portos. Avete intravisto forse uno dei nuovi arrivi più importanti, Vanderlei del Caffè Portos, maglia numero 4. Ma per presentare bene le due squadre andiamo con la lettura delle due distinte. Partiamo dal Forlì, appunto, che si presenta con il numero 1 Bianchi, numero 2 Perrotti, numero 3 Salles, 4 Migliori, 5 Guarin, 6 Patruno, 7 il capitano Cangini Greggi, 8 Cantieri, 9 Ruffilli, 10 Vignoli, 11 Bressan e 12 Diego Moretti, il portiere ex Civitanova, dalle Marche con furore Diegone Moretti. In panchina il tecnico Matteucci, che fino all'anno scorso era il vice di Carobbi, da quest'anno promosso dalla società dopo tanti anni di fedeltà come primo tecnico. Un saluto a Carobbi, che è un amico di tutto il Calcio a 5, una persona assolutamente stimabile. Dalla parte opposta il Caffè Portos, mentre la partita è iniziata subito, ha calciato praticamente dal dischetto di centrocampo il Forlì. Risponde il Caffè Portos con il numero 1 appunto Cemin, numero 2 Pedro Guerra, numero 3 Nava, numero 4 Reis Augusto, Vanderlei, 5 Felicetti, 6 Falconi, con il numero 8 Sestili, numero 9 Diego da Silva, numero 10 Vinicius Lona, numero 11 Andrea Pennacchietti, numero 12 Alessio Pennacchietti e poi in panchina c'è anche Mirko Ubaldi. Il tecnico è Guido Di Russo, ma insomma la formazione del Caffè Portos viene guidata un po' da uno staff tecnico molto molto completo e ampio, soprattutto da parte del Caffè Portos. C'è anche il secondo allenatore, preparatore di portiere, Alberto Mancini, e come sapete insomma sempre al fianco del Caffè Portos come guida tecnica c'è Mourinho. Descritto ben benino un po' tutto quello che riguarda i due roster, manca solamente da segnalare la terna arbitrale da Molfetta, Fiorentino e Gramegna, da Fermo Malpiedi come cronomen. Attacca il Forlì in queste prime battute di gara, rimessa laterale con il capitano Cangini Greggi, che serve un pallone all'indirizzo di Igor Vignoli, poi palla sulla sinistra, conclusione sopra la traversa. Deve difendersi in queste prime battute il Caffè Portos, questa maglia che non è più gialla e quindi a richiamare nettamente i colori giallo e nero, colori sociali della società, bensì un giallo fosforescente, anzi più un verde. Tante novità nell'organico, fra cui anche appunto quella e anche altre novità come quella che vi ho appena descritto, per una società sempre più grande come quella di San Benedetto del Tronto del patron Salvatore Giorgi. Vedete tappezzato di sponsor, di cartelloni pubblicitari il campo, il Palaspeca di San Benedetto del Tronto. Da quelle parti dove stringe la telecamera c'è Vanderlei, l'ex Real Torgianese, pronto alla rimessa laterale. Tocco all'indietro per Diego da Silva, poi ancora Vanderlei, da Silva, attenzione destro, palla deviata, sarà calcio d'angolo per il Caffè Portos. Chiama lo schema Magaiaes, ovvero Vinicius Lona, classe 1976, ormai da alcuni anni nel futsal italiano. Mentre c'è una deviazione da parte di Diego da Silva, Moretti blocca, ancora Portos con da Silva per Lona, si fa vedere in mezzo, in avanti, in posizione di pivot il numero 8 Cristiano Sestili. Invece c'è l'imbucata da parte del Caffè Portos, palla non arriva alcun compagno e quindi si riprende col gioco affidato al Forlì. Sulla sinistra attenzione a Vignoli, al suo mancino, si crea lo spazio per calciare, poi preferisce ricominciare da Perrotti, ancora Vignoli,
Salta l'avversario, si tratta di Pedro Guerra, poi termina oltre la linea di fondo campo l'azione del Forlì. Due formazioni hanno vinto nel primo incontro in campionato per quanto riguarda il Forlì, successo per 6-0 sul Barletta Calcio 5, una delle due formazioni di Barletta in questo campionato, appunto il Barletta Calcio 5 e il Futsal Barletta. Per quanto invece il Portos 5-0 sul rettangolo della Vis Lanciano, con doppietta di Pedro Guerra e poi reti di Vanderlei, Felicetti e anche di Cemin, che ormai lo sappiamo bene, oltre ad essere un portiere anche un gran bel cecchino dotato di un gran tiro. Non ci sorprende insomma vederlo alla voce marcatori dell'incontro precedente. Bene nella prima sfida tutte e due le formazioni, peraltro con vittorie sinette ma anche caratterizzate da nessun gol subito, sinonimo in teoria di organizzazione tattica difensiva in particolare, anche se ovviamente 40 minuti effettivi non bastano per tirare le somme. Tra le favorite per la vittoria di questo campionato le due squadre, ma attenzione anche alle possibili outsider come il Salinis, come il Futsal Barletta, squadre insomma che possono dire la loro. E poi non dimentichiamo mai il valore del Cus Ancona, che si è ridimensionato ma ha tenuto giocatori importanti come Bilò, Juninho, la Medica, e poi ha ottenuto qualche giovane rinforzo. E anche il valore del Porto San Giorgio, che ci aspettiamo di vedere nella prima metà di classifica. Porto San Giorgio rinnovato con gli innesti di Mindoli e Bottolini in particolare, due giocatori che non hanno bisogno nelle Marche di particolari presentazioni. E poi come non spendere qualche parola soprattutto di elogio per la promozione in Serie B alla Bulldog Lucrezia. Non possiamo, trattandosi di matricola, annoverarla fra le big del torneo, ma ovviamente dopo averla seguita anche la settimana scorsa con Calcio 5 Extra Time e aver seguito una sconfitta alla fine rotonda col Salinis, ma molto molto più che dignitosa vista la prestazione offerta soprattutto nel primo tempo dai ragazzi di Lia Renzoni, insomma non possiamo non augurare tutto il meglio e credere che possa fare bene, ben figurare in Serie B nella sua prima esperienza la Bulldog Lucrezia. Descritto questo quadro delle marchigiane, ci concentriamo sulla partita anche perché c'è il vantaggio del Forlì con una giocata strepitosa da parte di Cantieri, che sul rilancio millimetrico di Diego Moretti mette giù il pallone con una carezza e poi salta con un'altra carezza l'intervento di Cemin e va a sbloccare la situazione. Rilancio favoloso di Diego Moretti, forse una delle sue migliori qualità, quasi il migliore in Italia Diego Moretti nel rilancio con le mani. E però insomma che stop e che dribbling a seguire da parte di Cantieri, veramente un gol da applausi questo da parte del Forlì. Non è stata particolarmente serrata la marcatura, questo anche va sottolineato, da parte di Pedro Guerra, che di complimenti ne riceve e ne riceverà sempre tantissime. In questo caso forse poteva fare qualcosa in più, ma aspettarsi un numero di così alta scuola in così poco spazio era anche difficile, quindi ci può stare questa leggerissima disattenzione da parte di Pedro Guerra, che poi prova subito a riscattarsi cercando la rete del pareggio. Il suo tiro viene ribattuto ma Guerra recupera il pallone, poi lo cede a Cemin, lancio lungo deviato da Vignoli, segno d'intesa con Vanderlei, prova ad attaccare di più ora il Portos. Vanderlei per Nava, pallone non controllato dal numero 3 del Caffè Portos, poi Forlì nuovamente in avanti, interviene nuovamente Nava che lotta all'altezza della linea di metà campo, poi ripiega, giro palla del Forlì. A sinistra, poi al centro, c'era un po' di spazio sulla destra ma recupera molto bene il pallone Lona. Allora attenzione a Guerra, destro di Guerra, palla fuori, buona giocata da parte della Caffè Portos in contropiede diagonale però di Guerra, che ha terminato un metro alla sinistra del palo difeso dal portiere del Forlì. Si tratta ovviamente di Diego Moretti. Buona chance in contropiede per il Caffè Portos, si resta però sull'1-0 per il Forlì. Al decimo minuto è stato registrato il gol appunto della formazione biancorossa ospite, adesso stiamo per entrare nel quattordicesimo. Lona
cioè dall'indietro per Nava, l'imbucata, deviazione, allora rimessa laterale ancora per il Caffè Portos. Pedro Guarra sul pallone centralmente, ancora Nava all'indietro per Lona, si torna da Guerra, lungo linea, si fa vedere Guerra in mezzo, riceve Guerra, attenzione, arriva in area Guerra, toccato da Moretti, sì o no? Secondo la coppia arbitrale c'è il contatto con Diego Moretti, quindi c'è il calcio di rigore per il Caffè Portos. Non siamo riusciti bene a vedere la dinamica di questo scontro, comunque viene convalidato il calcio di rigore per il Caffè Portos, a sinistra, gol! Pedro Guerra va a firmare la rete dell'1-1, parità ristabilita, buona la sua percussione che balza il calcio di rigore, perfetta la sua trasformazione sotto la traversa, Moretti che con esperienza cerca di guadagnare qualche centimetro avanzando sulla conclusione dello stesso Guerra, ma non basta per opporsi al suo tiro e allora 1-1, di nuovo pari esattamente al 14° minuto del primo tempo. Subito quindi il riscatto del Caffè Portos, ci voleva per la formazione marchigiana l'immediato pareggio. Partita comunque equilibrata e soprattutto con la dimostrazione che stiamo parlando di due ottime squadre che sicuramente in un modo o nell'altro saranno protagoniste positive di questo torneo. Quanto starà loro dimostrarlo? Certo è che i due organici, specie per questa Serie B, girone C, che non ce ne vogliano tutte le contendenti, non è propriamente di qualità eccelsa come nelle ultime stagioni, o meglio ci sono formazioni molto molto forti come queste due che vediamo in campo, ma nell'insieme, avendo peraltro un torneo a 11 squadre, non è sicuramente la Serie B di qualche tempo fa, colpa anche ovviamente della crisi, e noi ci accontentiamo di godere di questo spettacolo che comunque sia è molto molto più che godibile. Adesso c'è un fallo del Forlì, calcio di punizione per il Caffè Portos, va Pedro Guerra vicino al punto di battuta mentre protesta il capitano Cangini Greggi, si perde qualche secondo per il recupero palla in tribuna, peraltro abbiamo visto molti dirigenti o ex dirigenti ma anche giocatori molti noti del calcio a 5, fra cui gli ex Miracolo Piceno, Bellini e Andrea ed Antonio, o meglio no, c'era Andrea Bellini, c'era Di Cesare, due ex Miracolo Piceno che ai noi non c'è più, la gloriosa società marchigiana, e allora adesso vestono i panni degli appassionati, gli ex bianconeri. Sono tra il buon pubblico presente qui al Palaspeca sotto la nostra telecamera, fate difficoltà a vederlo, ma c'è una buona presenza, una buona risposta per questa partita molto molto interessante, così come molto interessante questa azione prodotta dal Forlì che manda al tiro Cangini Greggi, primo piano per lui, il suo destro di prima intenzione termina vicino alla porta, brivido per il Caffè Portos. Per sua fortuna mira leggermente imprecisa da parte del numero 7 del Forlì. Si resta sul 1-1, 16° minuto. Pedro Guerra perde il pallone, lo recupera Vanderlei sullo stretto, maestro nella gestione della palla. Poi Cemin, lancio lungo di testa, deviazione. Riparte dalla parte opposta con Moretti. Poi l'anticipo di testa buono da parte del numero 9 Diego da Silva, squadre che si allungano, attenzione al Forlì, sinistro in diagonale, Cemin riesce a ribattere e allora Vanderlei, c'è un po' di spazio per affondare il colpo, Vanderlei danza sul pallone, poi scarica per Guerra, in mezzo da Silva, di nuovo verso Guerra, quintetto tutto sudamericano per il Caffè Portos che qua non ha un'intesa perfetta, quindi regala la rimessa laterale al Forlì. Applausi comunque del pubblico che sta apprezzando lo spettacolo. Altro errore nel fraseggio stavolta da parte dei biancorossi del Forlì di mister Matteucci. E allora si torna col possesso per il Caffè Portos, Vanderlei all'indietro per Pedro Guerra, poi Vinicius Lona, ancora Vanderlei, perde il pallone, rischia il Caffè Portos e viene punito il Caffè Portos su questa palla persa ai 10 metri. Ancora Cantieri che veramente
fenomenale nel colpire e nel realizzare la rete del 2-1. Controllo col destro, puntata con lo stesso piede sotto la traversa. 2-1 Forlì, di nuovo rete del vantaggio trovata al 17° minuto. Lotta qua Lona, Vinicius tocca però con un braccio, secondo gli arbitri è punizione. Batte rapidamente Perrotti, anche troppo. Poi l'azione si perde nel nulla. Allora andiamo avanti con le immagini alle ultime battute del primo tempo, quando ovvero sul rilancio di Cemin direttamente verso il collega rivale Diego Moretti arriva il suono della sirena. Squadre al riposo, 2-1 per il Forlì nel primo tempo. Doppietta di Cantieri intervallata dal momentaneo pareggio su rigore di Pedro Guerra. Via con la ripresa, possesso palla per il Caffè Portos in avvio di secondo tempo. Subito il Forlì che prova a proporsi e il Caffè Portos appunto che cerca di pressare un po'. C'è da rincorrere la rete del 2-2 con questo momento Nava che scarica, si fa vedere in avanti. Nava, buona chance sul sinistro. Ottima azione prodotta dal numero 3 del Caffè Portos, poi però praticamente dentro l'area di rigore con un passo dentro l'area col sinistro di prima intenzione non riesce a superare Diego Moretti. Missione complicata per tutti, figuriamoci se si è un po' defilati come in questo caso lo era Andrea Nava. Ottimo però il contropiede, o perlomeno l'azione molto rapida di ripartenza da parte del Caffè Portos, vicina alla rete del 2-2. E poi gol mangiato, gol subito, 3-1 del Forlì. Questa volta la rete dei biancorossi porta la firma di Salles. Un tiro deviato, non è nemmeno fortunata la squadra di casa, un tiro deviato sotto porta dallo stesso Nava che supera Cemin, a quel punto spiazzato. 3-1 più 2 per la squadra di mister Matteucci, non che abbia demeritato affatto la formazione biancorossa, ma lo stesso Caffè Portos insomma non merita un passivo di due reti, è stata sempre in partita, ha creato tante occasioni come in questo caso col pallone che balla lì, poi Guerra sinistro, Moretti non si supera. Moretti si sta esaltando, Diego Moretti, e sappiamo bene che quando il portierone anconetano inizia ad abbassare la saracinesca poi è dura per tutti trovare un varco buono e andare a segnare. Si complica la situazione quindi per il Caffè Portos, che però non demorde. Vanderlei, uno contro uno, anzi no, scarico per Nava, l'appoggio per Da Silva, prova l'imbucata forzata, poi il contropiede del Forlì, 2 contro 1, attenzione sulla destra, l'occasione per Cantieri e Cemin si oppone alla grande dalla parte opposta. Vanderlei prova un dribbling di troppo, viene fermato poi spalla a spalla, per l'arbitro c'è un fallo da parte di Vanderlei, calcio di punizione per il Forlì. Punizione che non ha prodotto granché, e allora avanziamo con la nostra maxi sintesi. Il Caffè Portos che torna nella metà campo avversaria con Da Silva, molto rapido però non abbocca le sue finte. Cantieri sicuramente il più efficace, visto che ha realizzato una doppietta nel Forlì. Poi attenzione a Cemine che man mano avanza di qualche passo, può senza dover effettuare alcun cambio essere il portiere in movimento del Caffè Portos, che nel frattempo va nuovamente alla conclusione, stavolta con Sestili se non ho visto male. Tiro però deviato ancora da Diego Moretti alla grande. Eccolo qua Cemin che avanza in buca per Da Silva, cade a terra, non c'è fallo secondo la coppia arbitrale, qua invece forse c'era la scorrettezza. Mentre c'è un giocatore del Forlì, Vignoli, che è scivolato sul terreno che era rimasto bagnato qualche secondo prima da una scivolata di un giocatore. Per fortuna nessun problema particolare per Vignoli, e lo dimostra con questa accelerazione. Ancora Vignoli, Vignoli salta tutti, poi con il destro
Igor Vignoli, una discesa impressionante, ha saltato tutti e quattro i giocatori del Caffè Portos e poi si è allungato all'ultimo un po' il pallone, ha dovuto calciare in spaccata con il destro che non è il piede con cui canta meglio e ha trovato la deviazione di Cemin. Ma che giocata di Igor Vignoli, l'ex nazionale azzurro, che dimostra insomma tutto il suo pedigree in questa discesa coast to coast, passando da destra a sinistra, arrivato praticamente davanti a Cemin. Grande, grandissimo Igor Vignoli, non si può che parlare bene del numero 10 ormai da qualche anno con la maglia appunto del Forlì. Qua sbaglia però, va a recuperare il pallone, non ci riesce, cerca di distendersi il Caffè Portos con Lona che attende il supporto di un compagno, lo trova in Da Costa, centralmente, destro, il palo o forse anche la mano di Moretti, probabilmente il palo, nega la seconda rete al Caffè Portos che insiste, però sta aumentando il ritmo anche sfruttando le idee, la genialità di Vinicius Lona, ancora lui che imposta, Pedro Guerra in buca, Vanderlei sinistro, palla fuori dopo una deviazione, stanno aumentando le occasioni del Caffè Portos che si versa in avanti per dimezzare il gap, il margine di svantaggio. Prova ancora Pedro Guerra, il sussulto del pubblico, l'avete sentito sottolineare questa giocata, non vuole entrare però il pallone, Cemin si allarga sulla sinistra, adesso è un 5 contro 4 a tutti gli effetti con porta sguarnita o quasi, Lona all'indietro per Guerra, ancora Cemin, lo ripeto, gioca sulla sinistra anziché centralmente. Cemin per Vanderlei sul secondo palo, fa movimento un giocatore del Caffè Portos. Si tratta del numero 5 Simone Felicetti che prova a mettere dentro, il pallone intercettato per un istante dal Forlì, poi dal Portos, di nuovo dal Forlì che prova a calciare alla cieca visto che c'è la porta rimasta vuota, poi recupera Cemin e ora torna in attacco il Caffè Portos, un po' di confusione, molti rimpalli, di sicuro una gran voglia di tornare in partita da parte del quintetto di mister Di Russo. Palla in mezzo, cosa si è mangiato Pedro Guerra? Cosa si è mangiato Guerra su questa azione un po' atipica? Pallone che si è alzato sponda di testa da parte di Vanderlei e Pedro Guerra da due passi ha fatto rimbalzare il pallone quel decimo di secondo in più che ha poi spedito insomma con l'impatto il pallone altissimo sopra la porta difesa da Diego Moretti. Ancora una volta 3-2 mancato al Caffè Portos. Sono ancora però alcuni minuti al termine della gara. Ci prova il numero 2 biancorosso Perrotti. Ora Cemin per Guerra. Pressa il Forlì. Non vuole più permettere al Caffè Portos di sviluppare la superiorità numerica con il portiere. Torna in avanti però la squadra marchigiana. Vediamo se sale Cemin. Adesso non è inquadrato la telecamera. Sembra far ruotare il pallone a 4 il Caffè Portos. Non ci sono varchi per il momento. Lona per Da Silva, ancora Lona, eccolo Cemin, apre per Pedro Guerra, di nuovo Lona centralmente, allarga per Cemin di prima, sulla fascia, pallone in mezzo, Guerra ancora, tiro ribattuto, rischio, il destro è fuori, il Forlì ha fallito il colpo del KO, ha fallito il 4-1, può ancora sperare quindi il Caffè Portos con Lona che con maestria mantiene il pallone sotto i piedi, poi lo scarica per Da Silva, prova l'uno contro uno, fermato fallosamente secondo l'arbitro dal numero 3 Salles, l'autore del gol in avvio di ripresa che vale il momentaneo 3-1, punizione battuta, Guerra per Cemin, poi Vanderlei, ancora Cemin, Lona a due tocchi il Caffè Portos o quasi, verticale di verso Vanderlei, di tacco Vanderlei, di tacco Vanderlei, tanto ne deve inventare almeno una partita, se no non è contento Vanderlei. Gran gol, 3-2 Caffè Portos che può ancora puntare al pareggio, 3-2 a due minuti dal termine, poco meno, ci sono ancora 100 secondi di speranza per il Caffè Portos. In basso a destra sul teleschermo si è visto anche Salvatore Giorgi alzarsi in piedi ed esultare per la gran giocata di Vanderlei che prova a replicare, a bissare quanto fatto prima,
cerca la doppietta personale, soprattutto insegue il 3-3 Vanderlei. Super Diego Moretti però in questo caso, che vede sbucare il pallone all'ultimo, ma riesce a distendersi alla sua destra e a mandare in calcio d'angolo, una parata che vale un gol, quella di Diego Moretti, l'ennesima in questa partita. Poi il Forlì prova ancora un pallonetto, colpisce male. Nel frattempo c'è un time out, siamo alle battute conclusive di questo incontro. Le due formazioni tornano in campo sul punteggio di 3-2 per il Forlì, come vedete il tabellino in alto a sinistra. Pressa il Portos, rimessa laterale Forlì, Moretti, scarico per Vignoli, calcia più forte che può, palla ribattuta ancora Vignoli, lotta contro Vanderlei, buono l'anticipo, rimessa laterale Portos, e allora Vinicius si fa vedere sulla destra, ora Cemin riceve invece Guerra, poi Vanderlei, pallone all'indietro nuovamente per Vinicius Lona, Cemin, ancora Vinicius, sbaglia l'intesa con Pedro Guerra, rimessa laterale per il Forlì, Moretti, lancio lungo, non è stoppato e poi spedito verso la porta avversaria da Cantieri, che realizza il 4-2, tripletta personale per il numero 8, non impeccabile qua la difesa del Portos, d'altronde però proiettata completamente in avanti col lancio di Moretti, Lona ha lasciato forse un po' troppo spazio a Cantieri per stoppare, Cemin è uscito un po' troppo e il Forlì ne ha approfittato andando a segnare la rete del 4-2. Non molla però il Portos, ci prova con Da Silva che mette dentro il pallone per Guerra, destro, stavolta la deviazione di un difensore, poteva essere il 4-3 e ancora quindi potevano esserci speranze per il Portos in avanti con Guerra, sbaglia lo stop, spazza via la difesa del Forlì, era questa una buona chance per il Portos non sfruttata, poi perde il pallone Da Silva, allora attenzione a Cangini Greggi, contropiede, ancora gol, ancora Cantieri, poker personale per Cantieri, gioco partita incontro si dice nel tennis, in realtà è 5-2, fatto sta che il Forlì praticamente mette virtualmente in tasca questi tre punti e sono altri tre punti nel suo cammino, che con questa vittoria vola a quota 6 la formazione di mister Matteucci, resta 3 invece il Caffè Portos, arriva qua il suono della sirena, resta invece a 3 il Caffè Portos che con i risultati di giornata viene raggiunto da Vis Lanciano e Cussancona, resta in compagnia invece del Salinis e del Porto San Giorgio, a 6 punti a comando della classifica oltre al Forlì il solo Futsal Barletta, ricordando però che sono già state due formazioni che hanno riposato questa settimana, la Bulldog, è toccato alla Bulldog Lucrezia. Gli applausi comunque del pubblico per lo spettacolo ammirato, il saluto nel terzo tempo delle due formazioni, finisce 5-2 per il Forlì. Buon Caffè Portos, è sembrato essere un po' stanco nel finale di gara, ma insomma ha combattuto contro quella che viene ritenuta una delle migliori formazioni del campionato della Serie B Girone C, alla pari, assolutamente alla pari, poteva vincere, poteva perdere, è andata male, ma ha dimostrato il Portos di poter ambire a grandi traguardi. Noi aspettavamo una partita così difficile, loro una squadra di qualità, gioco tanto insieme e per sfortuna abbiamo perso, però questo serve per imparare. Sappiamo che era difficile, abbiamo giocato alla pari con loro, loro con l'opportunità che ha avuto hanno segnato, noi l'opportunità che abbiamo segnato e così quando pecchiamo loro non sbagliano e è successo questo, però passiamo la testa e pensiamo alla prossima. Sì, Moretti stava dall'altra parte, di Civitanova, conosco bene, è un grandissimo portiere, ha fatto una grande gara oggi, ha parato tutto, più o meno abbiamo, tutto che abbiamo tirato lui ha parato. Oggi ho fatto il mio lavoro, per sfortuna non abbiamo riuscito a vincere. Abbiamo cambiato tutta la squadra, Maurinho è fuori ancora, non è tornato, la squadra è tutta nuova, i ragazzi italiani sono poco che hanno rimasto in squadra e è un po' così a seconda gara, però possiamo ancora crescere, aspettiamo che la prossima facciamo bene. Con la squadra. Io ho confermato, ho trovato accordo con Salvatore, sto benissimo in questa società e io aspetto un grande lavoro,
possiamo vincere è troppo per dire adesso, però siamo una bella squadra, è nuova, come ho detto prima, dobbiamo crescere tanto, però tanti giocatori esperienti e speriamo fare una grandissima stagione. È stata una gara molto bella, molto intensa, il 5-2 è un po' bugiardo, come sappiamo in questo sport. Poi quando una squadra è costretta a rischiare, poi magari prende i due gol, i tre gol negli ultimi minuti. È stata davvero una partita molto equilibrata, abbiamo incontrato una squadra molto preparata sia a livello tattico che a livello fisico, secondo me ottimi giocatori, e quindi è stata veramente una bella gara. La squadra è stata molto attenta, e perché giocare queste partite, se non sei attento dall'inizio alla fine, soprattutto anche il Porto, se è una squadra che gioca molto bene con la superiorità sfruttando il portiere, se non stai attento sempre dall'inizio alla fine della partita si rischia di prendere gol, davvero. È importante più che altro per una consapevolezza nostra, una conferma nostra. Dicevi bene tu, un neoallenatore che si trova a gestire un gruppo storico con qualche innesto, secondo me, di grande livello, e quindi è una conferma un po' per tutta la società. Partire bene è sempre bello, però il campionato è lungo, ci sono quelle trasferte a Barletta, campi difficili, a livello logistico prima di tutto, e poi comunque squadra attrezzata. Già sabato prossimo abbiamo una squadra, il Salinis, che neopromossa, tutta la davano, e poi abbiamo visto, ci sono ottime squadre al di là di quello che magari si legge nei giornali, quindi ogni gara è importantissima.